Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con il gruppo Piccoli Canali Power. Sono molto in ritardo, però questo mese è andato così e già tanto che sono riuscita a girare il video. Ovviamente giù nell'info box troverete tutti i link dei miei compagni, delle mie compagne di gruppo, che tra l'altro saluto. E, diciamo che più che gli acquisti naturali di maggio, se non sbaglio, sarà un po' gli acquisti naturali del periodo. Allora, parto con l'unica cosa di cibo che però non ho qua ed è il sugo di pomodoro di Viviverde Coop biologico. Io ho un'allergia molto forte al pomodoro, ma in realtà credo sia al nickel. È proprio un'allergia anche al contatto, mi si chiude la gola, mi gonfio, insomma, è un'allergia che mi è venuta qualche anno fa, quindi già da adulta. E ho notato però che mangiando pomodori senza nickel, questo problema non mi viene, quindi credo sia il nickel. Per quanto riguarda però i sughi già pronti, senza nickel io non li ho trovati, cioè su internet si trovano ma costano quanto il caviale e quindi niente, non li ho mai comprati. Ho provato però il sugo biologico Viviverde Coop, non è certificato senza nickel, quindi io ve lo dico. Però comunque quello ogni tanto lo mangio e non mi dà problemi, è buono e quindi volevo segnalarvelo. Detto questo, passo alle cose beauty che non sono propriamente certificate biologiche, ma comunque hanno un buon inci, eccetera. Allora, intanto, l'unica cosa biologica è lo shampoo micellare setificante, fiori di cotone e olio di jojoba di Biolis Nature. Questo in realtà non l'ho acquistato io, l'ha acquistato mamma. L'aveva già preso, l'ha terminato e l'ha ricomprato. Ci si trova bene, lei ha una pelle molto sensibile, è una persona molto allergica e quindi a volte ha dei pruriti, soprattutto al cuoio capelluto, e con questo ci si trova bene. Ha detto che fa poca schiuma, però comunque lava bene i capelli e quindi l'ha ripreso. Per quanto riguarda invece i prodotti di Balea, che ricordo non sono certificati, però hanno un buon inci. Allora, questo qua è un riacquistato ed è il gel doccia con olio di cocco bio ed estratto di peonie. Allora, questo qua ha pH neutro e è vegan. Credo che abbia il 98% di ingredienti di origine naturale. Comunque ha delle percentuali di naturalezza abbastanza elevate, però è scritto in tedesco e poi non ha microplastiche. È un gel doccia che a me è piaciuto molto, infatti l'ho riacquistato. Questo qua la profumazione è Monoi, quindi è buonissimo, io l'adoro. E niente, se a voi piace il Monoi, ve lo straconsiglio perché è veramente molto buono. E poi ho preso questo che è invece il balsamo idratante per i capelli, sempre ibisco e latte di cocco, anche questo vegan, abbastanza naturale e senza microplastiche, che 350 ml di prodotto, quindi abbastanza, costano poco, tipo 1,20 euro, 1,30 euro mi sembra, una roba del genere. Questo ancora non l'ho utilizzato, però vi farò sapere presto. Per quanto riguarda invece delle riconferme, abbiamo preso due shampoo, ve ne mostro uno solo, di questi qua, Balea alla vaniglia. Questo è per tutti i tipi di capelli. È uno shampoo nutriente con olio di mandorla, il profumo di vaniglia, anche questo è vegan. L'inci non è male, non ha microplastiche, ci troviamo bene in casa con questo qua, soprattutto mia sorella. E abbiamo preso anche il balsamo abbinato, anche questo vegan e senza microplastiche. 99 centesimi vengono gli shampoo di questa linea. E poi, sempre di quella linea, abbiamo preso questo shampoo qua, che invece è rinfrescante al profumo di melaverde per capelli tendenti al grasso con punte secche, senza siliconi, e anche questo vegan e senza microplastiche. Vi faremo sapere la profumazione di questo, è buonissimo, sa proprio di melaverde. Passando a una cosa che non sta da punte parti, ho riacquistato la vitamina C masticabile di Equilibra, l'ho quasi finita. Queste qua mi piacciono molto perché hanno un buonissimo sapore di caramelline all'arancia e
E quindi le prendo bene, ecco, io ho dei problemi sia con le cose da sciogliere nell'acqua, sia con quelle da masticare che hanno un saporaccio schifosissimo. E questo ha un buon sapore, quindi è la seconda volta che l'acquisto, me l'aveva fatta scoprire Giulia del canale Hina Yoshimoto, mi sono trovata bene e l'ho riacquistata. Questa è la confezione più piccola con 30 compresse, ma c'è anche la confezione più grande. Passando poi alle cose per la casa, avevo acquistato e terminato l'anticalcare della Winnis con cui mi sono trovata bene, non era la prima volta che acquistavo quell'anticalcare, però poi sono andata a Tigotà, questo costava meno, ho voluto provarlo, di Green Emotion, l'anticalcare appunto per la lavatrice, testato al nichel, cromo, cobalto e piombo, senza microplastiche. Il flacone con il 40% di plastica riciclata previene la formazione di calcare, igienizza, bla bla bla. Con materie prime di origine vegetale completamente biodegradabili e provenienti da fonti rinnovabili. Questo qua mi sto trovando bene, anche per la profumazione, perché è gradevole. Di solito hanno dei profumi schifosissimi, e niente, io quindi utilizzo questo e mi trovo bene, penso proprio di riacquistarlo. Sempre per quanto riguarda la lavatrice, ho poi in uso, come al solito non è una novità, sempre Green Emotion, questa marca che si trova al Tigotà, devo dire che costa poco e mi trovo molto bene. Ho acquistato questo sapone per la lavatrice, anche questo ipoallergenico testato al nichel, cromo e cobalto e piombo, al profumo di lavanda. È efficace anche a freddo, senza microplastiche, e anche qua è certificato Ecolabel e niente, mi trovo bene, costa poco, mi trovo bene anche con l'ammorbidente di questa marca. Per quanto invece riguarda gli ammorbidenti che io utilizzo, ogni volta sotto ogni video vengono commenti non usare l'ammorbidente, non usare quello, cioè ragazzi, ognuno usa quello che vuole. Io con gli ammorbidenti mi trovo bene, se sono ipoallergenici, se sono naturali, io mi trovo bene, non ne uso tanto, però mi piace utilizzarlo. Allora, abbiamo di Chantecler Vert. Ammorbidente concentrato fiori di mandorlo e aloe, 70 lavaggi, ipoallergenico, testato a metalli, 100% attivi di origine vegetale completamente biodegradabili, ecoricarica con il 72% di plastica in meno. Questo qua mi sto trovando bene, l'unica cosa, la profumazione per me è un pochino troppo dolcina e non mi fa impazzire, però vabbè. Come ammorbidente va bene, e poi ho preso anche questo che però ancora non ho aperto. È una ecoricarica, 75% di plastica in meno, ipoallergenico per pelli sensibili. Anche questo è concentrato, ecologico, indicato per i capi dei bambini dell'albero verde. Tensioattivi di origine vegetale, facilmente biodegradabili. E niente, questo è quanto. Stavo guardando se aveva una certificazione di qualche tipo, ma non la trovo. Comunque, eccolo qua. Di questa marca utilizzo a volte il sapone per la lavatrice e mi trovo molto bene. L'ammorbidente non l'avevo mai provato. L'unica cosa che non mi piace tanto di queste ecoricariche dell'albero verde è che qua non hanno il tappino come queste per richiuderlo e quindi diventa un problema. E se ho una bottiglia vuota in casa lo travaso, altrimenti si rischia di rovesciare tutto perché qua non si chiude. Questa è l'unica cosa che non mi piace di questo marchio. Però quando lo trovo in offerta lo prendo perché comunque almeno per quanto riguarda il detersivo mi trovo molto molto bene. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti naturali dell'ultimo periodo. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua. Vi consiglio di andare a vedere i canali degli altri ragazzi e ragazze del gruppo Piccoli Canali Power. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!